I viandanti del gusto di Borghi d'Europa alla scoperta del buon pane e dei buoni dolci della tradizione. Siamo a Valdobiadene, quasi proprio giusto vicino alla piazza, al Panificio del Campanile. Il panificio del Campanile dice poco. Il personaggio autentico è Paolo Vanzini, che è presidente degli Alpini, è stato anche storico presidente dei commercianti di Valdobiadene. lasciamelo dire perché lo so, quindi mi piace ricordare. Per questo itinerario internazionale che facciamo a livello europeo, che si chiama i mulini del gusto, le vie del pane, abbiamo pensato di fare una degustazione di, di prodotti e, e di vini, non i soliti, diciamo così, con un gruppo di piccole aziende che normalmente non sono dentro ai percorsi, diciamo così, quelli ufficiali pubblicitari, con, con il, la bottega del borgo di Enrico e Maria Vittoria, eh, con l'azienda agricola di vini, soprattutto il vino col fondo di Della Libera. Cioè, insomma stiamo mettendo insieme un po' una, uh, un piccolo gruppo di aziende che possono esprimere in maniera diversa la qualità di questo territorio. Paolo, un po' di tua storia nell'arte bianca ma la mia storia comincia a 17 anni sulle, sulle orme del papà che faceva il panettiere Quindi seconda generazione seconda generazione ma già eh, mio papà ha lavorato con la mia zia ha eh, lavorato come dipendente e poi ha prelevato il suo panificio è nato in mezzo alle farine insomma esatto e, e da lì è nata un po' la storia e eh, la cultura del nostro lavoro eh, quindi, 40, oltre 40 anni di, di lavoro nella panetteria, nei prodotti da forno, eh, così assieme anche al fratello. Sì, inizialmente. era un altro panificio, esatto. sì eh. e Qui sono arrivato qui a Valdobiadene. per prima era in una frazione, era San Vitto. Nel 99 ho prelevato questo panificio e da allora ho sempre panificato. All'ombra del campanile. All'ombra del campanile, perché campanile proprio qui davanti non ci si può sbagliare e storicamente era chiamato anche su al forno del campanile eh, da lì ho messo il nome ho dato il nome il panificio il campanile Allora, cominciamo intanto dalle scelte dalle scelte le farine eccetera Ma qual è la tua filosofia di produzione della tua personalissima carta del pane beh innanzitutto un lavoro artigianale eh, quindi scelta di farine e materie prime un po' particolari, se è possibile della nostra zona, della marca trevigiana a chilometri zero come la chiamiamo piazio, noi. Sì, eh. ma anche la zona di Treviso, certo. Bassa Treviso, molto, ci sono dei bei mulini. Noi abbiamo intervistato recentemente l'isola biologica. Di Rachello, diciamo così, no? Esatto. E è, ottime... è uno dei, mo... dei fornitori della... di farina insomma, ah, che non ho. Non sapevo, proprio. <ride> <il mercato> <ride> sì, 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 Rachello okay. è uno dei miei fornitori. Eh, naturalmente tenendo sempre presente che con le nostre farine ci vuole anche l'aggiunta di qualcos'altro. Certo. Farine più importanti, più forti, più che hanno un marchio più, più importante, eh, più strutturato. Eh. E da lì comunque vedo di lavorare sempre nella scelta delle materie per il territorio, quindi eh, tutto quello che riguarda la cultura, la tradizione del pane locale, eh, e tanto pane fatto a mano, dai cornetti di Montassù. Quindi, eh, una carta del pane più o meno quanti pani fai adesso? Eh, L'esigenza al giorno d'oggi. Ti, ti impone avere anche 50-60 tipi di pane e manca sempre qualcosa <ride> però non sono comunque mai contenti sì. <ride> però riesco a fare sì, una quarantina di tipi e e poi no, settimana non settimana, ogni giorno non magari certo. alternati certo. E adesso c'è così la, la, la riscoperta di semi di grani antichi e pani quindi sono co composti da farine con altri semi. Poi anche le no. hai forti sull'integrale, anche mi pare. Di sì, l'integrale, ma con l'aggiunta di, di, certo. di, di mais, di grano duro. Deve essere sempre un blend, insomma. Eh, no? esatto, sì. Come nei grandi vini, no? si, eh. fa, si fa così. Ma sì. Però tu sei stato l'inventore del, del dolce di San Gregorio, ce ne parli un po'. Eh. Ma il dolce di San Gregorio, eh, sì. Allora, qui c'è la, la tradizione, come tu, nella marca trevigiana della focaccia, della certo. fuasa. Quella pasquale, quella di Pasqua, che era un impasto povero arricchito con uova, burro, zucchero. E da lì è nata l'idea di provare a fare con l'impasto della fugazza, aggiungere dell'uvetta e delle noci. E ho visto che qui c'è la sagra di San Gregorio, che è nel periodo di marzo. Quindi lo faccio da febbraio a marzo, aprile. Un paio di mesi? Insomma. E un paio di mesi faccio questo dolce, un dolce che viene messo in un bauletto a cassetta, tipo certo. cassetta, con l'aggiunta sopra di, di, una, di una granella di nocciole, sempre con la glassa che è di adopera. rigorosamente eh, dolci da forno, insomma. Sempre dolci da forno, sì, è lievitati, lievitati da forno. Vedo che è un prodotto che va, che piace, che è particolare anche. Andrebbe anche fuori stagione, volendo, ma insomma, secondo me. Insomma, dai, vabbè, ovvio, <ride> Poi anche i biscotti. Anche... Sì, tutto quello che riguarda la biscotteria, da, da, anche lì eh, biscotti della quali i biscotti da tradizione, i zaetti eh, i e eh, gli ossi da morto, come diciamo, da parte di Venezia i frollini, i cantucci, quello, tutto che che guarda, quello che guarda... Esatto, fare. sì. Ecco, io credo che facendo un passo indietro, noi stiamo, ci stiamo battendo come Borghese d'Europa per far capire che la carta del pane è fondamentale, non tutto il pane va bene con... con bisogna fare un abbinamento eh, pane e cibi, questa è la, la cosa importante, sei d'accordo? Sono, sono molto d'accordo su questo, perché a iniziare dagli antipasti che allora lì magari vai con dei crostini. Eh, che possono essere il burro, possono essere anche integrali, poi sulle zuppe ci vuole un tipo di pane particolare va bene quello di pasta dura cioè. magari un po' biscottato cioè. eh, per passare poi i secondi che può andare bene un, non so, una ciabatta, un filoncino, una baguette eh, e, fi e finire ti chiedo una cosa particolare sì. eh. siccome assaggeremo durante quelle degustazioni anche la pasta di Davide qua, no? sì. Deve, così per fare scarpetta, perché io sono ancora amante, una volta eh, con eh, ragù, sì, passare... Sì, per la, è la scarpetta, la famosa, magari con la matriciana, fai certo. la scarpetta, secondo me è una buona baguette, dove hai una bella parte di crosta e, eh, e la, la, la mollica che c'è, non più di tanta, che raccoglie il sugo, però poi con la crosta riesci a tenere tutto, tutto il ragù quello che c'è, insomma. insomma. Cibo che hai, pane che trovi, insomma, eh. no? E dopo, sai, mia nonna cosa mi faceva fare? Con il vecchio vino col fondo, no? col vino dei nostri eh. contadini, quello buono, adesso riescono a, a truccare anche quello volendo, no? E le tue focacce tocciate, scusa eh. la parola veneta, no? Tocciate eh. nel, nel vino col fondo, è mm. una buona idea. Eh, sì, è, è una. È una sua fine pot buona, po eh. Potrebbe essere un. Un, eh, come si dice, un, un prodotto di nicchia. Certo. E una volta eh, adesso forse non c'è più, ma o, o poco comunque, eh, c'era il Vinclinto. Certo. Eh, la focaccia con il Vinclinto era. era fine. <ride> sì, sì, non era, era qualcosa di, di unico. Perché, perché sì. sentivi il sapore della focaccia abbinato a quel clinto che poi al fragolo un il problema po'? È che non si trova più, eh, non è più. Cioè, lo fanno sì. magari così un po' a uso familiare: sì, insomma. esatto. sì, sì. A uso familiare qualcosa si trova, però anche qui le viti che c'erano le tolte per dar tutto, spazio al prosecco sì. Bene, Paolo, noi adesso. La rivederci fra presto per la prima degustazione, poi andremo avanti un po' tutto l'anno. Per cui eh, a seconda del volgere delle stagioni vedremo anche il pane buono per tutte le stagioni. Certo. Tanto ti ringraziamo per la cortesia che siamo venuti a romperti le scatole no? e, e al prossimo appuntamento. Grazie, grazie. grazie.